sono intanto contento che non si sia fatto male nessuno, a parte Viero che ha una leggera distorsione da trauma. Però sì, sono contento per il mio impegno, sono contento ovviamente per qualche principio che è stato messo già in campo, però 5 giorni di lavoro sono troppo pochi per avere un'immagine chiara, naturalmente. Però insomma, i ragazzi stanno lavorando bene, io non posso dire nulla, anzi sono molto contento e soddisfatto di tutto quello che vedo proposto. A proposito di principi di gioco, Giocorrega, se sbagliamo, si sono visti nel primo tempo il lavoro spalla alla porta degli attaccanti, gli inserimenti delle mezze ali, è questo che chiede Tedino? Anche, chiaramente adesso non ci sono giocatori brillanti perché stiamo facendo un buon carico di lavoro, ma ci sono tante cose che chiedo e quindi il gruppo che ho a disposizione sinceramente lo sto mettendo in pratica. Ripeto, imparare l'inglese o il turco in 5 giorni credo che sia impossibile, quindi un'idea calcistica è difficile metterla in pratica in così poco tempo, però visto l'abnegazione, visto l'energia, l'entusiasmo, la qualità del lavoro, sono molto, molto ottimista. Ma nel secondo tempo ci sono stati dei ragazzi che sono dei titolari che non hanno giocato nel primo tempo, no? Quindi chiaramente la squadra che giocavamo contro nel secondo tempo era un pochino più stanca, però la squadra nel secondo tempo ha avuto il merito di giocare la palla ancora di più che nel primo tempo, di verticalizzare di più, di avere anche un rapporto con la porta migliore. Ma queste sono partite che danno indicazioni fino a un certo punto, però è molto importante vedere che sta nascendo un gruppo che comunque lavora, e questa è la cosa più importante per me. E sbagliamo se diciamo che la formazione del primo tempo è quella che più si avvicina alla titolare? Sì, sbagliamo, perché come ho detto prima, Infantino, Piacentini, lo stesso Sparacello, lo stesso Persia, Viero, sono giocatori che obiettivamente, Tentardini, sono ragazzi che sono, ripeto, dobbiamo fare delle scelte, per più di 11 non si può giocare, no? Quindi dobbiamo per forza fare delle scelte. Oggi sarà così, la prossima partita magari qualcosina cambiamo per vedere anche l'evoluzione di tutto il lavoro fatto nei 24-25 giocatori che abbiamo ritirato.